Oh cavolo, iniziamo. Sei in diretta. Buonasera, siamo in diretta. Adesso aggiustiamo un po' di luci. Accendiamo un po' di luce qua. Allora. Allora, buonasera. Stiamo per iniziare, non sarà troppo lunga questa conversazione. Qua è uno dei vari libri dedicati a Pinuccio, sono immagini di Pinuccio. Qua c'è Pinuccio con Angela, sua moglie. I giornali di Pinuccio. Destra politica, movimento, Repubblica Presidenziale. Però poi lui fece anche un giornale che si chiamava Il Centrodestra. Allora, buonasera, vedo che qualcuno comincia a collegarsi. Sono io qui dalla mia pagina Facebook, spero che mi sentiate. Vedo alcuni che salutano, ciao Viviana, ciao Massimo, ciao Giuseppe, ciao Nicola ed altri amici. Sono passati 22 anni dal febbraio del 1999. Noi eravamo andati, alcuni di noi, pensate un po', a New York. Non ci sono mai andato prima, non ci sono mai andato più dopo. Eravamo lì con Altero Matteoli e con Ignazio La Russa e tornammo immediatamente in Italia, eravamo appena arrivati, per incontrare Rudolph Giuliani, allora sindaco di New York, un mito mondiale. Poi Rudolph Giuliani è rimasto sulla scena fino ad epoche recenti come avvocato. Ebbene, quella notizia ci giunse della morte di Pinuccio in attesa e ci rese disperati. Ricordo che mi chiamò Marco Martinelli, gli orari ovviamente erano sfalsati, era piena notte a New York, io raggiunsi subito Ignazio che era ovviamente in un'altra stanza dell'albergo, e Pinuccio doveva fare il trapianto di fegato, però era molto riservato su questa vicenda, non metteva giustamente in comunità i dati, era in attesa del trapianto. I trapianti, come sapete, si fanno quando c'è un organo adatto, però Pinuccio non è che fece una particolare preparazione, nel senso che poi continuava, nonostante i problemi di fegato talmente consistenti che dovevano indurlo a un trapianto, uno stile alimentare e di vita, come posso dire, non proprio consono a chi doveva prepararsi a un evento del genere. Quindi lo avevano avvisato all'improvviso, non era previsto questo evento, almeno non c'era una programmazione, perché ovviamente un trapianto si fa quando è possibile farlo, e andò a Torino a fare il trapianto, poi le cose sono andate come sappiamo. Ricordo l'ultimo incontro con Pinuccio in maniera molto chiara. Pinuccio quasi che prevedesse le cose, chi lo sa che cosa sentiva dentro di lui. Io andai a comprare uno smoking, perché a New York erano previsti degli incontri in cui bisognava avere lo smoking. Io non avevo uno smoking, andai a comprarlo. Pinuccio si presentò all'improvviso nel negozio dove io stavo comprando lo smoking per guardare con gli stessi lo smoking, per prendermi in giro, perché certamente non è un abbigliamento abituale, né io l'avevo mai utilizzato, e lo comprai a Roma in Corso Rinascimento, in un negozio che qualche mese fa ha chiuso i battenti definitivamente. Lui arrivò solo per vedere io che mi misuravo lo smoking e se ne andò. Poi in quelle ore, in quei giorni prima di partire, parlammo io e Ignazio con lui. Era appunto il 99, non è che c'erano scadenze elettorali nell'aria, perché di fatti poi le elezioni ci furono nel 2001, però si avvicinavano le elezioni europee. E lui disse con chiarezza, Ignazio è vivente, se lo ricorda bene, disse che lui forse voleva candidarsi alle regionali in Puglia, ecco, nel 2000, lui puntava a candidarsi alle regionali, perché sapeva che se la destra fosse tornata al governo non avrebbe fatto lui il vicepresidente del Consiglio, il presidente sarebbe stato Berlusconi. Lui l'aveva fatto nel 94, Fini non era entrata al governo, probabilmente, come poi fu nel 2001, Fini sarebbe entrata al governo, e Pinuccio pensava alla candidatura in Puglia non solo per il legame con la sua terra, ma poi perché intelligentemente, poi la storia lo ha dimostrato,
Il governo dei territori finisce per contare più del governo centrale, quindi Pinuccio dalla Puglia avrebbe condizionato in bene tutta la politica del sud italiana. E poi sapeva che avendo dovuto far parte fine di quel governo, lui non sarebbe stato il capo delegazione e Pinuccio, come dire, preferiva fare il capo in Puglia in quel caso che non il secondo a Roma. E disse a me e a Ignazio quello che dovevamo fare e disse che io avrei dovuto fare il capogruppo alla Camera, io ero deputato all'epoca, quando lui sarebbe diventato presidente della Puglia, cosa che lui dava per scontata, e in effetti poi vinse il centrodestra nel 2000, confitto, a maggior ragione avrebbe vinto Tattarella se fosse stato vivo e candidato. Ignazio secondo me ci rimase un po' male, perché essendo un po' più grande di me di età, probabilmente riteneva che il ruolo di capogruppo, che era un ruolo ambito, toccasse a lui. Ma Pinuccio lo spiegò a me Ignazio, disse: guarda che Maurizio è uno che si organizza di più, tiene i contatti, tu sei un po', Ignazio è sempre più estroso, geniale, ma però meno metodico. E quindi Pinuccio diede questo responso, questa indicazione. Poi quando Pinuccio, capogruppo, lo fece Gustavo Selva. Io poi ho fatto molti anni dopo il capogruppo al Senato, preferendo quel ruolo, peraltro importante, a un ruolo di governo che avevo già del resto svolto dal 2001 in poi, proprio perché io, come dire, una delle ragioni che mi spinse a candidarmi al Senato e a fare il capogruppo, poi in quel caso del PDL, 140 senatori su 315, metà dell'emiciclo praticamente, è perché io questa cosa di Pinuccio e questa, diciamo, aspirazione al ruolo più politico, qual è il capogruppo rispetto a un ministro, ce l'avevo dentro di me. Detto questo, non voglio rifare adesso una rievocazione triste e dolorosa. Il titolo di questa conversazione è Che direbbe Pinuccio? Perché durante il giorno io spesso mi chiedo cosa direbbero e cosa farebbero alcune persone a cui vale la pena di chiedere un consiglio. C'è una frase credo che sia di Peres, Simon Peres, un leader israeliano, che dice: uno è un leader quando non ha nessuno a cui chiedere consiglio. Cioè il leader è uno che poi deve decidere lui che cosa deve fare. Invece è bene nella vita, se non si è poi soprattutto presuntuosi, avere qualcuno a cui chiedere un orientamento. Io in genere lo chiedevo a Luciano Lanfranco, che ci ha lasciato molti anni prima di Pinuccio Tatarella, che era uno stratega. Luciano, non so quanti che adesso sono in ascolto l'hanno conosciuto, Luciano padre poi di Pietro, bravissimo esponente politico, però Luciano era una mente. Luciano era uno che ci aveva raccontato, ed è vero questo, ci sono sempre testimoni viventi, che una maga di Perugia, non so di dove, gli aveva detto che noi dovevamo fare il partito degli italiani. Ma questo negli anni Ottanta, molto prima di Alleanza Nazionale. E Luciano disse: noi dobbiamo fare il partito degli italiani, mi ha detto questa maga, dovete rimettere in discussione tutto, l'MSI. Noi, insomma, diciamo, Luciano, ma la maga di Perugia, ma chi è il mago te? Ma poi in effetti la storia è andata così, perché si è fatto Alleanza Nazionale, poi anche il PDL in qualche modo è stato il partito degli italiani. E c'aveva ragione la maga di Lanfranco. Quindi chiedere consigli a Lanfranco era utile, perché oltre a quello che lui intuiva da sagace dirigente politico, per dove non bastava la politica c'era il mago. Sembra una barzelletta, ma è così. E un'altra persona a cui chiedere consiglio era Pinuccio, che poi più che chiedere consiglio, e Pinuccio ti diceva cosa dovevi fare, non è che c'era molto da discutere, perché aveva una visione ariosa della politica, che nasceva da una base culturale. Perché la politica senza cultura e senza poi un attivismo che traduca una cultura, una visione in un fatto concreto non ha nessun senso. Quindi Pinuccio, io mi ricordo una notte a casa di Pinuccio, Pinuccio aveva una casa che penso che Angela ancora abbia, dalle parti di Trastevere, dovevamo fare la mozione del congresso di Sorrento, quello che vide l'elezione di Fini contro Rauti, e Pinuccio voleva l'elezione di uno di nuova generazione per superare lo schema fascismo-antifascismo. Uno nato dopo la guerra non poteva essere accusato di nostalgismo, perché Pinuccio già negli anni Ottanta sapeva che avremmo fatto Alleanza Nazionale e il centrodestra, ma ce lo diceva un po' alla volta, perché sennò qualcuno faceva resistenza, ma come, l'identità, il simbolo, tutte le giuste discussioni che si fanno ogni volta. Quindi Pinuccio ci diceva dove dovevamo andare un pezzo alla volta, per evitare troppe discussioni. Allora, quella notte facevamo una discussione, eravamo rimasti in quattro: Nino Sospiri, Luciano Lanfranco, Pinuccio Tatarella e io. Eravamo noi quattro, quella sera Ignazio non era a Roma. Tutta la discussione era su che cosa scrivere nella mozione sul fascismo, perché c'era questo problema non risolto. Pinuccio, insomma, ovviamente il fascismo non per un ripudio, un antifascismo, ma per un superamento dinamico.
lo vedeva come un fatto del passato. Pinuccio diceva la destra c'era prima del fascismo e ci sarebbe stata, c'era stata dopo il fascismo. Che il fascismo si iscriveva nella storia della destra, ma era un qualcosa poi che non era semplicemente la destra, era un'esperienza autoritaria degli anni 20 del Novecento. Quindi lui diceva la destra, ce lo diceva sempre, era quella storica, la destra che c'era prima del fascismo e che poi si ripropone nel dopoguerra, poi le città del sud nel primo dopoguerra hanno avuto anche amministrazioni di centrodestra, di destra, con i monarchici, i Missini. E quindi noi risolvemmo questo dilemma dicendo, per dire che il fascismo era storicizzato, Nino Sospiri diceva, non possiamo dire che il fascismo è storicizzato perché c'era ancora questa storia del fascismo. Fini, eletto segretario dell'MSI a Sorrento nell'87, parlò del fascismo del 2000. Quindi insomma, capite che il dibattito era un po', come dire, ancorato. Allora venne fuori che il fascismo è storia d'Italia e la destra è valori permanenti. Facemmo questa frase, ma che, vedete com'era la politica? Una discussione di quattro persone di notte per scrivere la frase cruciale di una mozione. La passione, il confronto, la conservazione dell'identità, l'innovazione. Quindi il fascismo è storia d'Italia, che non era storicizzazione, però convincemmo Sospiri che il fascismo apparteneva alla storia, non al presente. Ma la destra sono valori permanenti, quindi qualche cosa che c'era prima e ci sarebbe stata anche dopo. Adesso vorrei sapere quattro persone che si mettono a fare una discussione di questo tipo che può sembrare astratta, ma che era di contenuti. Dopodiché Pinuccio ci ha spinto verso la strada dell'innovazione. Io perciò ogni tanto, quando sto lì di fronte a qualche dilemma, dico che farebbe Pinuccio? Che direbbe Pinuccio? E ci spingerebbe avanti. Questa è la realtà. Poi avanti a volte vuol dire andare su strade impreviste. Ci sono stati momenti in cui la destra ha avuto il coraggio di fare delle cose e altre volte no. In questi giorni si parla del governo Draghi. A me questa vicenda mi ha riportato indietro al tempo del governo Maccanico, 1996, Pinuccio vivo. Eravamo a Via della Scrofa a discutere se bisognava, dopo il governo Dini, invece che andare al voto, governo Berlusconi nel 94, di cui Pinuccio, io e pochi altri abbiamo fatto parte, Altero Matteoli, e il governo viene ribaltato subito dalle solite manovre dei presidenti della Repubblica, delle sinistre. E Pinuccio fece anche un'intervista sui poteri forti, sulla stampa, denunciando i poteri forti che non ci volevano. Da qui viene una lezione. Pinuccio diceva che i poteri forti non ci volevano, ma tu, se non ti inserisci in un sistema, non puoi governare. Per governare servono i voti e la legittimazione. Noi non avevamo ancora fatto Fiuggi quando siamo andati al governo, l'abbiamo fatta nel gennaio del 95. Fiuggi arriva, già era in nuce, già si era fatta la campagna elettorale di Roma del 93, i circoli che avevano accompagnato la campagna elettorale di Fini, che poi diventano i primi circoli di Alleanza Nazionale. E quando si riuniva Pinuccio con lo scrittore Francesco Crisi, con Fisichella, poi arrivarono Basini, Armani. Pinuccio vietava a noi di partecipare alle riunioni. Urso ebbe un ruolo perché, siccome si era un po' momentaneamente allontanato dalla politica ed era andato a Roma con Minniti, rientrando in politica era un po', come dire, spacciabile come uno nuovo. E quindi Adolfo partecipava agli incontri con i circoli nascenti di Alleanza Nazionale. Noi dovevamo stare nascosti. Una volta fece una riunione a Villa Miani, Pinuccio disse: non vi fate vedere perché l'MSI dirigeva l'operazione, ma bisognava dare la sensazione, non solo la sensazione, che l'operazione fosse nuova. Poi si va al governo, ci cacciano. Pinuccio fa l'intervista sui poteri forti, però lui era uno che voleva dialogare con i poteri forti. In quella fase ci fu uno scontro fortissimo sul direttore generale della Banca d'Italia, perché Dini, diventato ministro del Tesoro, era direttore generale della Banca d'Italia, dovette lasciare il posto. C'era un contrasto tra lui e il governatore della Banca d'Italia, che era Fazio all'epoca, su chi fare direttore generale. C'era, credo, Masera e qualcun altro in ballo. Alla fine Pinuccio intervenne e fece il direttore generale della Banca d'Italia un'altra persona, che poi tra l'altro era pugliese, perché questo fatto della Puglia era centrale, che era della provincia di Foggia. E quindi lui intervenne anche in questa mediazione che riguardava i poteri forti. All'epoca la Banca d'Italia era vista come un potere forte. Poi cacciano il governo, Dini diventa capo del governo, di fatto rompe col centrodestra. Dini era stato l'ispiratore di quella battaglia sul direttore generale della Banca d'Italia, che poi diventa Desario. Il figlio attualmente dirige un giornale della Free Press a Roma, un giornalista apprezzato. E Dini era il primo. Io la prima volta che vidi Dini, non lo conoscevo, mi chiamò, io ero sottosegretario all'interno al Ministero del Tesoro, mi fece vedere la scrivania di Quintino Sella, perché il ministro dell'economia, o allora del Tesoro, ha la
scrivania di Ventinosella che sta lì, quella dove è stato poi Tremoconti, dove è stato anche fino a Gualtieri. Quindi io vidi questa scrivania di Ventinosella per la prima volta, era una specie di feticcio, e Dini mi fece un discorso sulla Banca d'Italia contro Fazio, col quale poi mi chiarì, mi riappacificai molti anni dopo. Quindi con i poteri forti bisogna in qualche modo avere a che fare. Nel 96, invece di fare le elezioni, si tentò una mediazione sul governo Maccanico. Maccanico, esponente della nomenclatura, era stato segretario generale della Presidenza della Repubblica, a lungo protagonista della vita istituzionale di area azionista repubblicana, diciamo repubblicano nella sostanza, poi diventato parlamentare nell'ambito della sinistra, una sinistra moderata, poteva diventare presidente del Consiglio. Maccanico abitava al quarto piano di Via della Scopa, noi stavamo al secondo piano. La trattativa tra Fini, Tatarella e Maccanico poteva avvenire non vista dai giornalisti, perché bastava prendere l'ascensore e salire due piani. Credo che la famiglia Maccanico abbia ancora l'appartamento al quarto piano. E Necci, allora potente capo delle ferrovie, uomo influente nella vita italiana, grande manager di aziende pubbliche, prima all'ENI, poi alle ferrovie, era il mediatore. Alla fine noi decidemmo di non fare il governo Maccanico e di rompere, andammo alle elezioni. La Lega stava per conto suo quella volta, perché non si era ancora riappacificata con Berlusconi, cosa che fa nel 99. Perdemmo le elezioni, perché Rodi si presentò per conto suo e ci fece perdere alcuni collegi. E la Lega andava per conto suo, un centrodestra che aveva più voti, sommando il proporzionale, non vinse le elezioni, che potevano essere vinte. Forse lì Tatarella non ebbe la forza di imporsi per affermare una logica di negoziato. Sembra un po' la vicenda di Draghi e di non Draghi. Del resto Draghi, Maccanico, un po' tipo l'estrazione, un po' quella. Oggi quindi che direbbe Pinuccio? Ci direbbe di continuare a istituzionalizzare la destra. Vedete, io in questi giorni, rispetto alla vicenda di governo, per quel che potevo, ho cercato di far sì che non solo Forza Italia entrasse nella maggioranza che potrebbe nascere intorno a Draghi, ma anche altri. Fratelli d'Italia si è chiamata fuori, non voglio criticare nessuno, ognuno è il padrone delle proprie scelte, ci mancherebbe altro. Ma sapendo che avrebbero detto no Fratelli d'Italia, mi sono molto adoperato perché la Lega potesse condividere questa scelta, perché sia la Lega che Fratelli d'Italia, benché legittimati dai voti, io lo so, non sono d'accordo su quelli che dicono bisogna essere legittimati, però così è. A noi ancora ogni tanto ad alcuni di noi ci fanno pesare che siamo stati missini, no? Cioè, ma quello è stato missino, che è un valore, un orgoglio, diciamolo chiaramente, anche perché c'è stato un mondo missino, quello di Tatarella, che ci ha spinto con le varie componenti, correnti, all'intelligenza. I giornali di Tatarella cambiavano titolo perché erano un messaggio, la Repubblica Presidenziale era la scelta per il presidenzialismo, il centrodestra è stato il titolo di un suo giornale, quando nell'MSI si discuteva ancora con la spinta della corrente rautiana di andare al di là della destra e della sinistra, cioè non bisognava definirsi di destra, e lui ci parlava giustamente di centrodestra. Quindi si governa con i voti, ma anche con la legittimazione, con l'accettazione. Il mondo è fatto come è fatto. C'è l'Europa, allora non c'era l'euro, Tatarella è morto prima del passaggio all'euro, però l'Europa c'era. Non si può prescindere, del resto io sostengo che oggi noi siamo schiacciati dalla Cina, che ci attacca con la concorrenza sleale, col potere finanziario, con le sue aziende pubbliche che fanno concorrenza sleale. E da Occidente arriva Amazon, Google, Facebook, che non pagano tasse, pagano l'1% di tasse, uno schifo planetario. Entrano nella finanza, nel commercio, nella televisione con Amazon Prime e altro, e noi siamo come Europa distrutti da questa tenaglia. I cinesi e le grandi società della rete che non pagano tasse. L'Europa deve rompere questa morsa, ma chi lo può fare? La Baviera? Lo può fare la Sicilia? La Lombardia, che ha 9 milioni di abitanti, è ricca e potente? Ma dove vanno nei confronti della Cina, con 1,5 miliardi di persone, aziende pubbliche, concorrenza sleale? E la realtà, appunto, delle grandi, una volta c'erano le grandi sorelle del petrolio, oggi ci sono le grandi sorelle della rete telematica. Quindi io credo che l'Europa serva per questo, per essere uno spazio di coraggio, di difesa di autonomie, di identità. Questo dovrebbe essere l'Europa. Ebbene, quindi tu devi convivere con queste realtà istituzionali. Non bastano i voti per essere legittimati, serve anche la partecipazione, non il compromesso, stare dentro una società con i piedi piantati dentro bene. Ed era quello che Tatarella voleva della destra, con la svolta del centrodestra, con la svolta di Alleanza Nazionale, col salto generazionale, con qualche tappa intermedia del fascismo del 2000 che veniva proclamato in ritardo e di altre cose.
una destra non compromessa. Tatarella non aderì alla scissione nel 76 di Democrazia Nazionale, perché sapeva che era sbagliata per i tempi, per i modi e per lo stile. Però voleva una destra moderna, dialogante, repubblicana, sanamente conservatrice, prezzoliniana. Prezzoliniana. Io qui alle mie spalle ho i libri di Prezzolini, il Manifesto dei Conservatori, i libri del futurismo, della grande cultura italiana del Novecento che Pinuccio amava, che Pinuccio ritagliava dai giornali. Quando passammo ai primi computer per fare i giornaletti con i primi Macintosh col mouse, a Pinuccio non piaceva perché arrivava con la forbice, perché voleva ritagliare, incollare, impaginare come si faceva con i vecchi giornali. E gli spiegavamo, guarda, qui c'è il video, si sposta, si impagina. Però anche quando Amina si metteva a fare questo lavoro, lui dice no, me lo dovete stampare, io lo devo ritagliare e lo devo incollare. Perché c'è anche la fisicità della politica, il toccare i libri e non leggerli su quegli attrezzi che non so manco come si chiamano, dove si comprano i libri elettronici, andrebbero messi al bando questi accrocchi per leggere i libri elettronici. I libri vanno accumulati, vanno sfogliati, vanno letti, e se qualche volta non si fa in tempo a leggerli tutti, vanno comunque toccati ed assorbiti. Pinuccio aveva riviste, archivi che ancora oggi nella Fondazione Tatarella c'è, so che c'è un'iniziativa il 10 febbraio, saluto anche la Fondazione Tatarella che spero ci segua, che anzi tra l'altro qui forse ci sono dei messaggi che appaiono ma non so come si possano leggere eventualmente, chiedo aiuto ai miei consulenti tecnologici se si può leggere qualcuno che scriva su Facebook in contemporanea. Quindi insomma Tatarella ci ha insegnato come essere più moderni, come inserire la destra nel dibattito politico, e oggi forse ci direbbe che in questa maggioranza bisogna starci per prepararsi poi al momento della sfida, al momento elettorale bipolare, perché Tatarella ci ha insegnato il bipolarismo. L'articolo più celebre di Pinuccio è quello delle due rive, per cui lui diceva in questo articolo che il centro è la zattera che sta al centro del fiume, che va da una sponda all'altra, ma le sponde sono la destra e la sinistra, e il centro non è risorsa autonoma, non risorgerà neanche questa volta, perché quando si voterà nelle città tra qualche mese, quando si voterà a livello nazionale nel 2022 io credo, ma anche se fosse il 2023 che cos'è, poi meno di 2 anni di tempo, sarà il centrodestra contro il centrosinistra, e Salvini, se vuole essere leader non di un partito ma di una coalizione, deve entrare nel gioco politico, come sta facendo in queste ore, e fa bene. Chi non fa, secondo me, ha tutto il diritto di farlo, ma sbaglia, perché si può anche pensare di avere qualche consenso per i no che si dicono, perché non ci si compromette. Io peraltro Draghi l'ho conosciuto nel 94, l'ho incontrato tante volte, e io ho scoperto in questi anni che i cosiddetti poteri forti non sono poi così forti, sennò il mondo non sarebbe andato a scatafascio. Questi imbecilli dementi dei grillini, se ci fossero stati dei poteri forti, non sarebbero arrivati a quei livelli. Ed ora l'ondata, Pinuccio parlava della zattera del centro che va tra la sponda destra e sinistra, però c'è la destra e la sinistra. Io dico che oggi per i grillini vanno un'altra metafora acquatica. C'è stata l'esondazione di questo fiume grillino, adesso le acque stanno rientrando nell'alveo del fiume e il grillismo sparirà. E il fatto che loro votino, se voteranno Draghi, è bellissimo, perché votano il contrario di quello che dicevano di essere questi cialtroni. L'antitatarellismo e il grillismo. Quanto Pinuccio era intriso di politica e cultura, questi sono intrisi di ignoranza, sono la casta attaccata alle poltrone, fanno semplicemente schifo. Dice, ma allora tu vai a fare la maggioranza con questi? Sì, perché li vedrò votare Draghi, perché vedrò le acque di questa inondazione grillina rientrare nell'alveo del fiume e il loro fango lasciare qualche detrito, qualche ministro ancora in carica per qualche mese, ma poi ritorneranno nella marginalità politica, non scompariranno, resteranno il secondo partito della sinistra, alleato, mi auguro perdente, del PD. E quindi Tatarella ci avrebbe insegnato a resistere anche a questo, e quindi credo che non ho il diritto di interpretare il pensiero che avrebbe avuto Tatarella, però sono tra i pochissimi che l'ha intensamente frequentato, assorbito nel suo pensiero, seguito quando l'ho condiviso, seguito quando ho avuto qualche dubbio, perché uno è leader quando non ha nessuno a cui chiedere un consiglio, ma uno poi quando c'è qualcuno a cui chiedere un consiglio lo chiede a un leader il consiglio, e lui è stato il leader culturale, politico di questa comunità. E oggi sarebbe detto sicuro, andiamo a vedere, io penso un colloquio se ci fosse stato attualmente tra Tatarella e Draghi, si saranno certamente conosciuti all'epoca, se io l'ho conosciuto nel 94, Draghi era direttore generale del Tesoro, immagino che Pinuccio l'abbia incontrato, conosciuto, tipi completamente diversi, Draghi è uno molto così
preciso, sempre self-control, attento però, se c'è qualche cosa che lo sfiora, qualche critica, cerca il contatto. L'ho sentito ieri così per ricordare alcune cose, mi ha dato la data esatta del nostro primo incontro. Secondo qualcuno c'ha le schede personali di ciascuno di noi. Io penso che abbia soltanto buona memoria e si ricorda quando ha conosciuto delle persone che poi sono rimaste a lungo sulla scena. Quindi Tatarella va ricordato non soltanto in termini di rimpianto, è un uomo la cui assenza ha condizionato in male la storia della destra. Con Tatarella in campo nel 99, forse alcuni primi errori che facemmo anche noi accettando la storia dell'elefantino, che non contrastammo, che subimmo, cercammo di dire la nostra, però poi non pensavamo che sarebbe stato quel disastro. Quindi alla fine ricordo una discussione tra me, la Russa e Fini nel corridoio cosiddetto della Corea alla Camera, cercammo di esporre delle valutazioni critiche, ma Fini che pensava a un sorpasso su Berlusconi, attenzione. Adesso c'è chi vuole sorpassare la Lega, allora pensiamo di sorpassare Berlusconi aggiungendo ai voti di Alleanza Nazionale il 15,6% i voti di Segni. Scendemmo al 9-10%, non andammo su. Quando uno mette la freccia per il sorpasso, a volte va fuori strada e non sorpassa nessuno e come nel Monopoli torna indietro. Quindi bisogna riflettere sulle esperienze. Quindi in questi giorni pensavo alla trattativa che facemmo saltare sul governo Maccanico, preferimmo le elezioni e non andarono bene. Per varie ragioni, perché si divise il centrodestra. Centrodestra unito, bipolarismo, il centro non ci sarà, resta una zattera. Calenda è una barzelletta. Calenda è un grillino che ha studiato, non abbastanza, ma è un altro personaggio marginale. Renzi, in tutta questa vicenda, qualcuno oggi mi diceva: perché non avete fatto il centrodestra più Renzi? E perché secondo voi se era possibile fare una maggioranza di centrodestra più Renzi non la facevamo? E non era possibile farla, perché Renzi sfascia, segue un potere personale, ambizioni. E anche uno che preferisce 70.000 euro dall'Arabia Saudita o che c'è il padre imbarazzante che gira nei bar a cercare favori quando lui diventa presidente del Consiglio, non ha una visione. Tatarella non c'aveva un genitore che cercava i favori nel bar. Tra Renzi e Tatarella c'è un abisso politico. Calenda, Renzi, i grillini. A Tatarella manco la suola delle scarpe, avrebbero potuto leccare. Ricordo D'Alema invece. Quando è morto Tatarella, D'Alema venne nell'aula della Camera e fece un discorso migliore di quello che fece Fini. Lo dico senza intento polemico, perché Fini fece un discorso di circostanza, non gli venne bene. D'Alema raccontò il salire nelle sedi delle sezioni baresi. D'Alema era stato segretario regionale in Puglia del PC da giovane, aveva incontrato Tatarella, in qualche modo ne conosceva l'esistenza, e ha raccontato la fatica di quella generazione che saliva e scendeva le scale delle sezioni o delle sedie, appunto, dei partiti. Fu più caldo, ricordo, di D'Alema quel giorno che quello di Fini. Nell'aula della Camera non adeguatamente piena, perché poi questi ricordi non vengono mai fatti in momenti topici delle sedute, ma casomai a margine dei lavori parlamentari, che si affollano quando ci sono le votazioni, più che in altri momenti. Insomma, Tatarella serve come riferimento. Io spesso dico: che farebbe Pinuccio? E a volte faccio quello che penso sia giusto, perché era giusta la politica che Pinuccio ci ha inoculato, ci ha somministrato, ci ha elargito giorno per giorno, un po' alla volta. Quindi, cari amici, il ricordo non deve essere soltanto, come dire, nostalgico, nelle 100 immagini di Pinuccio al mare, di Pinuccio ai convegni, di Pinuccio con Roma che riprende, riapre, sempre imprese che sembravano difficili, rifare un quotidiano antico. Insomma, Pinuccio è stato il centrodestra in anticipo. Anche il connubio con Berlusconi, Berlusconi ebbe la forza di far nascere il centrodestra, ma nella testa di Tatarella il centrodestra c'era più e più volte. Oggi in una chat ho ricordato, a proposito di frasi presunte orali di Tatarella, una volta c'è una discussione in un vertice del Polo, c'era Gianni Letta ed altri, si cominciò a parlare della Puglia, c'era qualche elezione in Puglia. E si intromettevano a parlare della Puglia. Tatarella disse, interrompendo la discussione: "Uè, per me la Puglia è come Fininvest per voi", che era un messaggio chiaro. Dice: tu Berlusconi, se si parla di Fininvest, giustamente l'ultima parola spettava Berlusconi, la Puglia non è per me, nel senso che Pinuccio, tra un'azienda che non aveva e il territorio che interpretava, il territorio, il radicamento, volle fare l'assessore alla cultura del comune di Bari, quando era già il celeberrimo Tatarella, importante politico e parlamentare, già uomo di governo. E quindi che direbbe Tatarella? Di andare avanti, di fare una destra moderna, di un centrodestra moderno.
Quello che non fu consentito di fare a Sturzo nel 51 con l'istone anticomunista che voleva fare per il Campidoglio, Don Sturzo, dico Don Sturzo, glielo impedirono De Gasperi e Cardinal Montini. Quello che tentò di fare Tambroni, ho letto un libro sul 1960 di due storici veramente pessimi, non dico altre parole, non mi ricordo neanche il nome, edito ovviamente da Mondadori, appena c'è una cazzata in Italia la edita Mondadori. Anche La Terza, ma di La Terza farò una diretta a Facebook dopo il giorno del ricordo, quando dirò ai La Terza, ai due editori La Terza, perché e per come si devono vergognare. Farò il 15 sera, febbraio, una diretta. I cugini La Terza si devono vergognare di quello che hanno editato, ma non ve lo dico adesso, se no roviniamo il giorno del ricordo. Hanno scritto un libro sul governo Tambroni, due presunti storici, due poveracci. Il governo Tambroni era un governo democristiano monocolore con l'appoggio esterno missino. Fu fatto saltare da un colpo di Stato di piazza del Partito Comunista contro il congresso missino di Genova. Il centrodestra poi nasce finalmente nel 94 grazie alla discesa in campo di Berlusconi, ma Tattarella aveva preparato la destra al centrodestra e oggi ci direbbe: non sfasciate il centrodestra e cercate di inserirvi in questo momento, soprattutto quelli che hanno un po' più bisogno di legittimazione, non perché siano illegittimi, perché il sistema richiede delle forme anche di, come posso dire, di sperimentazione. Forse si è più patriottici cercando di riequilibrare un'ampia coalizione sul versante del centrodestra e ridurre il peso del PD e di questi mentecatti grillini destinati alla miseria umana e politica. Grillini che voi votate, vi voglio vedere nei prossimi giorni votare Draghi, gliene dirò di tutti i colori. Ecco, io sono cresciuto a una grande scuola di cultura, di politica, di pensiero e di azione, quella di Pinuccio Tattarella, e questo mi fa considerare moralmente superiore alla feccia grillina e a quelli che invece pensano che l'1% in più risolve tutto. È la strategia che risolve. Tattarella ci ha insegnato che la strategia conta. I numeri sono fondamentali, però la strategia, avere un obiettivo, e ci vogliono i libri alle spalle, la cultura, una vera e forte identità italiana. Grazie Pinuccio, non ti dimenticheremo mai.